Se scoppiasse una guerra, riusciresti a cavartela? Non dico al fronte, ma se rimanessi dove sei, a casa tua, ma senza risorse e cibo sufficienti, cosa ti inventeresti? Quali strategie metteresti in atto per sopravvivere? Sei uno di quelli che riuscirebbe anche a coltivare angurie giganti sul terrazzo? Oppure, come me, riusciresti anche a far morire le piante grasse? Sì, quelle che sopravvivono anche nel deserto senza che nessuno se ne prenda cura. Ti faresti bastare la minestra di ortiche? O di colpo il tuo gatto diventerebbe appetitoso? E poi saresti uno che collabora, che condivide con gli altri il poco che ha? Oppure cederesti alla fame iniziando a rubare? O magari saresti quello dall'altra parte del fucile che spara a chi vuole derubarlo? O peggio ancora, coglieresti la ghiotta occasione di arricchirti su chi sta peggio di te? Fin dove ti spingeresti? Oggi vi mostrerò come gli italiani hanno affrontato la fame durante la Seconda Guerra Mondiale. Se nel primo video abbiamo visto come abbiamo reinventato la nostra cucina per far fronte al razionamento, in questo video vedremo gli orti di guerra, le differenze tra campagna e città, la nascita della borsa nera e le conseguenze psicologiche della fame sulle famiglie e sulle comunità. Tramite testimonianze reali scopriremo storie di sopravvivenza sorprendenti, fatte di privazioni, ma anche di condivisione, di astuzia e di rivalsa. Gli orti familiari. Di fronte alla scarsità e alle restrizioni, gli italiani trovarono nella terra un alleato prezioso. Gli orti familiari fiorirono ovunque ci fosse la possibilità di coltivare, trasformandosi in piccoli ma vitali angoli di autosufficienza. Si coltivavano patate, fagioli, verdure di ogni tipo e persino grano e alberi da frutto. La terra veniva coltivata da ogni membro della famiglia, bambini inclusi. Non solo verdure, ma anche la piccola zootecnica prese piede, galline che razzolavano qua e là e conigli che si moltiplicavano rapidamente divennero comuni in molti cortili, fornendo uova, carne e un po' di sicurezza alimentare in più. In alcune famiglie anche le mucche trovavano posto, garantendo un prezioso apporto di latte. Le comunità si stringevano in un abbraccio solidale, condividendo consigli, semi e raccolti, riducendo così la dipendenza dal sistema di razionamento governativo e dalle sue incertezze. Ognuno aveva una tessera annonaria e doveva mangiare con quella. Non si poteva avere più pane di quanto stabilito. Ai mulini c'erano controlli severi. Era comunque agile trovare dei modi per aggirare il divieto, come per i maiali. Sì, i maiali dovevano essere dichiarati, anche quelli te li scalavano dalla tessera annonaria. Se ne avevi uno, perdevi il diritto a quel po' di strutto, a quel po' di carne secca. Allora, per non perdere quanto era compreso nella tessera, si tenevano dei maiali non denunciati e allevati di nascosto. Quando era il momento di macellarli, nelle varie case limitrofe se ne ammazzava più di uno nello stesso istante, a un segnale convenuto, in modo che si sentisse un unico grido di bestia. Poi ognuno dichiarava, per esempio, di avere preso un quarto dell'unico maiale ucciso, mentre in realtà se ne aveva uno intero a famiglia. Ma gli orti improvvisati non arrivavano a soddisfare il fabbisogno di tutti. Così si crearono forti differenze tra il tenore di vita di chi abitava in città e chi abitava in campagna. Città versus campagne. In città la gente fondamentalmente poteva contare solamente sulla tessera annonaria per poter portare a casa qualcosa da mettere sotto i denti. Per chi invece si trovava in campagna, la situazione era leggermente migliore perché poteva coltivare e allevare animali. Le città affrontavano gravi crisi, specialmente quelle sotto il controllo della Repubblica di Salò, dove si prometteva cibo in cambio dell'arruolamento per attirare i giovani verso il regime fascista. Spinta dalla disperazione, tuttavia, la popolazione non esitava a protestare contro le condizioni di vita diventate insostenibili. In città qualche volta non si mangiava proprio. Più di una volta al giorno non si mangiava. Colazione niente. O mangiavi a pranzo o a cena, perché ce n'era poco. E se c'era un uovo, ce n'era uno, ed eravamo in sei. La minestra c'era. Beh, una minestra fatta con un po' di questo e un po' di quello, lunga lunga. La carne c'era una volta alla settimana, sì e no. Tante volte si mangiavano solo ed esclusivamente delle verdure, se c'erano. Si usavano tutte le verdure commestibili che si potevano trovare, anche quelle nei prati, sia selvatiche che coltivate. Ogni cosa era buona, si faceva andar bene tutto.
In questo contesto le associazioni umanitarie e religiose tentavano di offrire sostegno ai più bisognosi, distribuendo buoni per l'acquisto di beni essenziali come pane, latte e farina, evitando di fornire denaro contante per prevenire che i beneficiari li usassero per ubriacarsi. A proposito di cosa mangiavamo, io mi ricordo che mia mamma a quei tempi era rimasta vedova e lavorava in fabbrica. Per poter mangiare un pezzo di carne, si faceva dare dai suoi parenti che abitavano in campagna una gallina piccola o un pulcino, lo teneva in casa legato ad una sedia con un pezzo di corda alla zampa, lo ingrassava, gli dava gli avanzi. Alla fine, quando arrivava Natale o Pasqua, la mamma ammazzava la gallina e si mangiava la carne, si mangiava tutto. Le budella le lavava bene e le faceva cuocere, si mangiavano anche quelle. Quando le famiglie cittadine erano alle strette, se potevano mandavano i propri bambini a vivere con le famiglie contadine, dove facevano i garzoni, imparando l'arte di tenere in ordine stalle e pollai e di dar da mangiare agli animali. In cambio ricevevano vitto, alloggio e un po' di denaro che riscuoteva la madre, da utilizzare per crescere i figli più piccoli. Le famiglie contadine spesso erano numerose come squadre di calcio e producevano da sole quasi tutto. Coltivavano grano, oro, alberi da frutta, verdure, canapa da filare per produrre lenzuola, ortaggi, allevavano vacche da latte, maiali, piccioni, galline e conigli, bachi da seta per produrre tessuti e alcuni fortunati che abitavano sulle colline avevano anche noci e castagne per passare l'inverno. Si compravano solo le cose che proprio non si potevano fare in casa, come ad esempio il sale o il lievito. Bisognava però tenere conto che metà di quello che producevano andava al proprietario del terreno, che fosse un convento o una famiglia benestante. Il grano poi subiva un ulteriore frazionamento perché una parte doveva andare in città, quindi alla famiglia produttrice veniva assegnato solo il quantitativo di farina ritenuto necessario per un anno. Una volta a settimana si sfornava il pane, fresco e profumato il primo giorno, duro come la pietra i giorni dopo. Ma la fame toglie ogni schizzinosità. E i bambini raccoglievano le briciole del pane secco rimaste sulla tovaglia e se le dividevano in parti uguali, felici se il pane secco era stato particolarmente generoso. Io mi ricordo che avevo un'età sugli 8-9 anni, oltre ad aver lavorato tutto il giorno assieme a loro, in montagna. Andavo a casa, mi portavo il mio pezzo di legno, poi arrivavo a casa e trovavo magari le latte di latte da portare al caseificio. Noi per fortuna avevamo le mucche e allora il latte non ci è mai mancato. Avevamo l'orto e allora si piantavano le patate. Un anno abbiamo fatto tutto l'inverno a mangiare patate e lo chiamavamo il patatone. Le patate si condivano col lardo del maiale sciolto. Allora mi prendevo queste due latte di latte e me le portavo al caseificio. Pesavano circa 10 kg per parte. E avevo 2 chilometri da fare. Lontano da queste situazioni un po' più fortunate c'erano cittadini affamati che, una volta finite le scorte nei negozi, trovavano come unica alternativa procurarsi qualcosa al mercato nero, chiamato anche borsa nera. Come abbiamo visto, la tessera nonaria non garantiva il soddisfacimento del fabbisogno minimo. Questo portò alla nascita del mercato nero, che si radicò nel tessuto sociale come un'insidiosa pianta velenosa. Nonostante le draconiane punizioni annunciate dal governo, che in casi estremi arrivavano fino alla pena di morte, chi aveva un po' di cibo o beni da parte e ancora meno scrupoli non esitò a trasformarsi in borsa nerista, vendendo il necessario a prezzi da capogiro. Produttori e commercianti talvolta preferivano nascondere la merce per venderla illegalmente a un prezzo molto maggiore. Latte, olio e altri beni essenziali diventarono merce di contrabbando, alimentando una spirale di disperazione e ingiustizia. Le famiglie disperate e angosciate erano costrette a vendersi tutto. Gioielli di famiglia, terreni, suppellettili di ogni tipo, panni di corredo, armadi, sedie, nella speranza di racimolare abbastanza per acquistare quel poco che il mercato nero offriva, prodotti altrimenti inaccessibili. I contrabbandieri, approfittando di questa situazione, accumulavano fortune enormi, speculando sulla miseria altrui e arricchendosi a dismisura.
Chi ancora aveva una bicicletta vagava per le campagne, cercando di barattare ciò che restava di prezioso con il cibo offerto dai contadini, a prezzi altissimi. Ma persino questi ultimi scambi diventarono impossibili quando il governo impose la consegna di qualsiasi metallo prezioso, inclusi i gioielli e il rame delle pentole, e in seguito anche il ferro delle cancellate e le campane delle chiese, tutto requisito per l'industria bellica di un paese impreparato alla guerra che stava affrontando. I genitori andavano in bicicletta, tanto non c'erano mezzi, e prendevano quello che trovavano da questi contadini. Lo compravano pur di avere qualcosa per andare avanti. E da lì è cominciata la famosa borsa nera. La borsa nera è cominciata con la vendita del pane e poi di tutti gli altri prodotti della terra. Ecco, c'erano questi accaparratori che arrivavano in campagna e prendevano tutto quanto potevano raccogliere, pagandolo, e lo riportavano in città. In città, con la tessera, non c'era nessuna possibilità di avere alcune cose, perché era tutto proibito. Questi signori invece arrivavano in città e quello che costava 10 lo rivendevano a 1000 o 2000. Le persone disperate erano pronte a pagare qualsiasi prezzo pur di poter mangiare qualche cosa. Quegli uomini hanno fatto i soldi, sono diventati ricchi. Invece noi quel po' di soldi che avevamo per poter tirare avanti, riuscivamo a malapena a comprarci qualcosa da aggiungere al cibo della tessera. Mangiare troppo è rubare alla patria, proclamava lo slogan del regime. Una beffa crudele per chi già viveva nella costante privazione. E in città, chi non aveva mezzi di spostamento e voleva mangiare, non aveva scelta se non rivolgersi agli accaparratori, veri squali che speculavano sulla fame, vendendo a prezzi esorbitanti ciò che aveva ottenuto per una frazione del costo. In questo scenario di sopravvivenza quotidiana, il valore della solidarietà e dell'ingegno si misurava anche nella capacità di resistere alla tentazione di arricchirsi alle spese degli altri, riuscendo quindi a mantenere un senso di dignità e di comunità anche nei momenti più bui. Le conseguenze psicologiche della fame. La guerra non era solo una lotta per la sopravvivenza fisica, ma anche un campo di battaglia psicologico, dove la costante ansia per il prossimo pasto metteva a dura prova la mente e il cuore degli italiani. Questa tensione permanente ha avuto effetti profondi non solo individualmente, ma su tutto il tessuto sociale, trasformando il modo in cui le persone interagivano tra loro e con la loro comunità. Gli stress legati alla scarsità di cibo durante la guerra modificarono le relazioni comunitarie e familiari, intensificando la cooperazione, ma anche i conflitti. Da una parte le comunità si stringevano, trovavano forza nel condividere e nell'aiutarsi a vicenda. Il baratto diventava una pratica quotidiana, chi aveva un po' di pane in più lo scambiava con chi poteva offrire verdure, creando una rete di supporto basata sul dare e ricevere. Spesso ci si riuniva tutti insieme con le altre famiglie della zona e tutte le cose venivano divise con gli altri. In quel periodo era importante sopravvivere e non esisteva la parola mio o tuo. Una sera, siccome le galline in quei giorni avevano lavorato veramente bene, producendo diverse uova, la bisnonna Maria cucinò una frittata molto gustosa e di sicuro profumatissima, tanto che alla fine della cena i figli dei vicini di casa, una famiglia molto indigente, si presentarono alla porta con in mano un pezzo di pane secco. La bisnonna Maria, appena aperta la porta, capì subito. Fece entrare i bambini, li fece accomodare a tavola e diede un pezzo di frittata anche a loro. Alla fine pulirono sapientemente il piatto con il loro pezzo di pane, raffermo. Una sera non c'era rimasto molto da mangiare, solo un paio di uova bollite da dividere in sette, da stare allegri. I piatti sul fondo erano rimasti sporchi del tuorlo, lo si lasciava morbido per poter tocciare con il pane, quando alla porta bussò qualcuno. Erano di nuovo i figli dei vicini. Questa volta il pane era secco e nero oltre misura. La bisnonna Maria non aveva nulla, erano rimasti solo i piatti sporchi e vuoti. I bambini chiesero allora di poterli pulire con il loro pane. La bisnonna accettò, non senza imbarazzo. Quella sera quei bambini pulirono i piatti di altre persone pur di poter mangiare un pezzo di pane con il profumo dell'uovo. Questo episodio non fu isolato, ma ripetuto nel tempo. La bisnonna Maria aspettava sempre prima di pulire i piatti, aspettava che i figli dei vicini venissero con il loro pane nero in mano.
Dall'altra parte, però, la disperazione faceva emergere il peggio, con il mercato nero che faceva da padrone e le differenze sociali che si facevano più marcate di fronte a una pagnotta di pane. Le pressioni potevano mettere a dura prova anche le dinamiche familiari. Le famiglie si trovavano a dover fare scelte strazianti su come redistribuire le scarse risorse alimentari. Diventava fondamentale decidere chi avesse bisogno di mangiare di più. Ognuno aveva il suo posto a tavola. C'era una gerarchia. Il papà, capo tavola, e il pezzo più buono prima a lui. Noi figli ai lati. Prima si serviva papà, poi i figli più grandi. Ma sempre prima il papà e la mamma sempre l'ultima, se ce n'era. Invece a casa mia, prima la mamma serviva il marito, tutte le persone più grandi prima, poi in base all'età dei figli faceva il piatto, più grande o più piccolo. Io mi ricordo, avevo già un'età in cui avevo una fame incredibile. Allora cercavo di sedermi sempre vicino al tagliere dove mia mamma affettava la polenta. Io mi mettevo lì perché allora la polenta si tagliava, non con il coltello ma si tagliava con il filo, rimaneva sempre un po' di crosta sul tagliere. E allora appena aveva tagliato la fetta di polenta mi prendevo quel pezzo che rimaneva e me lo mettevo sul piatto per mangiare qualcosa in più, perché anche la polenta veniva divisa, due fette magari al più grande e mezza fetta al più piccolo. Cioè praticamente si scendeva in ordine partendo dal più grande al più piccolo, perché i più grandi dovevano lavorare, dato che dovevano lavorare gli si dava qualche pezzo in più, anche se il più piccolo poi doveva fare tutto quello che non riuscivano a fare loro. E poi c'era chi, spinto dalla disperazione, attraversava la linea sottile tra il legale e l'illegale, arrivando a rubare per riempire lo stomaco. Nonno Carlo abitava a Spilamberto, nel Modenese. Come molti sanno, nel Modenese, soprattutto vicino a Vignola, ci sono tantissimi alberi di ciliegie. Ebbene, Carlo era appassionato di questo frutto come qualsiasi bimbo, così spesso si arrampicava su alberi ovviamente non di sua proprietà. Un giorno il padrone del terreno non si limitò più ad urlare e ad inveire contro quel mocciosetto che continuava a rubare ciliegie. Incominciò così a sparargli contro con una doppietta, un fucile a pallini per passerotti, caricato a sale. Il nonno, sentita la prima scarica di pallini, si catapultò giù dall'albero e iniziò a correre giù per il campo di grano verde. Sentì un'altra scarica di pallini, questa volta lo colpì di striscio ad una gamba. Alla fine, continuando a correre, si buttò in un fosso di un canale di scolo e rimase nascosto tra le canne. Quando tornò a casa non disse niente a nessuno perché, di sicuro, gli sarebbe arrivato il resto sia da suo padre che da sua madre. In tutto questo, ciò che emerge è un quadro complesso, in cui la lotta per la sopravvivenza poteva sia unire che dividere, illuminando le profonde sfaccettature della natura umana. La scarsità di cibo spingeva alcune persone a compiere scelte impensabili, come cacciare e mangiare animali che in circostanze normali non sarebbero mai stati considerati fonte di cibo. Nella prima collina di Faenza, in un rifugio, una grotta interrata mimetizzata da un grande pagliaio, erano ammassate una quarantina di persone. La fame era grande. Si cibavano anche di volpi o ricci, che venivano tenuti per diversi giorni sotto la neve, oggi si direbbe frollati. Poi venivano cucinati sapientemente, elaborati con cipolla, aglio e lardo, per mimetizzare il gusto troppo selvatico. Roditori, insetti e anche animali domestici diventavano opzioni in un menù di sopravvivenza estrema. Storie come quelle di Quarto, in Sardegna, dove la disperazione portava a consumare anche carne di cani e gatti e anche a venderle ai cagliaritani affamati, raccontano di un'Italia dove la lotta quotidiana per il cibo trasformava profondamente i comportamenti sociali. La Seconda Guerra Mondiale lasciò un'impronta indelebile sulla cultura e sulla cucina, cambiando il modo in cui gli italiani pensano al cibo, insegnando l'importanza di essere pronti a cambiare e a fare di necessità virtù. La capacità di adattarsi, reinventarsi e trovare soluzioni creative in momenti di crisi è diventata parte integrante dello spirito italiano. Le innovazioni culinarie di quel periodo, nate dalla necessità, arricchirono il patrimonio gastronomico nazionale, promuovendo un approccio più consapevole e sostenibile all'alimentazione. Queste lezioni di creatività e solidarietà rimangono vive ancora oggi, influenzando il modo in cui gli italiani si uniscono e celebrano la propria cultura attraverso il cibo.
alimentazione durante la guerra non riguardava solamente la sopravvivenza fisica, era anche un atto di resistenza, un legame con la normalità in un mondo capovolto. Questa storia ci ricorda il valore del cibo non solo come nutrimento, ma anche come simbolo di speranza e di unità. In tempi di guerra, una singola porzione di cibo aveva un grande valore emotivo. Mi trovavo con i miei genitori in campo di concentramento nell'isola di Rodi. Possiamo tutti immaginare come poteva essere la vita e l'alimentazione in quelle condizioni. La cosa più strana è che il cavolfiore, come cibo, non veniva mai a meno. Cotto alla buona in un grande pentolone, veniva servito bollente. Questa zuppa di cavolo venne servita a tutti, per 9 lunghi mesi, tutti i giorni, e si potrebbe pensare che io, nel resto della mia vita, non avrei più potuto sopportare l'odore del cavolo cotto. Invece, cosa strana, quando sento l'odore del cavolo cotto mi piace e ancora lo mangio con gusto. Il nostro cervello memorizza odori e sapori della lontana infanzia e rimangono in noi. Anche se la situazione era davvero brutta, il cavolo era una cosa positiva perché era il cibo che ci sostentava ed anche una sicurezza perché in tanta instabilità lui non mancava mai. Abitavo a Sant'Agata sul Santerno. Avevo 6 anni durante la guerra. Al passaggio del fronte restammo nel rifugio una notte e più, mentre fuori si sentivano spari e scoppi. La fine del mondo. Quando infine, all'alba, tutto sembrò essersi chetato, uscimmo fuori, uno alla volta come topi. Mi trovai davanti un soldato inglese, grande, alto. Mi diede dei biscotti. Io non ne avevo mai assaggiati. Mi sembrarono buonissimi. Avevano un sapore che non sentii più per molto tempo. Solo tanti anni dopo trovai dei biscotti dimenticati in fondo alla credenza. Erano lì da chissà quanto. Ne addentai uno. Aveva quello stesso sapore dei biscotti del soldato inglese. Era sapore di stantio, ma 40 anni prima, dopo una notte di bombe, mi sembrò squisito. Vi lascio con un racconto di un piccolo ma grande atto di ribellione di una bambina contro dei soldati tedeschi. Su Instagram poi ve ne racconterò anche qualcun'altra. Ma se anche voi conoscete qualche storia legata a questo periodo, scrivetela nei commenti. I fichi della zia. A mia zia Lole, una sorella di mia madre, sono sempre piaciuti molto i fichi. Fatto sta che ogni volta che un frutto era pronto per essere raccolto, c'erano sempre lì intorno un paio di tedeschi che con l'uso della forza costringevano il nonno a lasciar cogliere a loro gli ambiti frutti. Una notte, dato che mia zia, allora poco più tredicenne, si era stancata di non poter mai assaggiare nulla a causa di quei prepotenti, prese una bottiglia di olio di ricino, una siringa di vetro con un grosso ago e iniettò a tutti i frutti ormai maturi la miscela a dir poco schifosa. Se non posso mangiarne nemmeno uno, tanto vale che servano almeno a qualcosa questi frutti. L'indomani mattina, puntuali come svizzeri, arrivarono i due tedeschi. Presero in mano un paio di frutti belli maturi e li morsero di gran gusto, fino a che non si resero conto della sostanza oleosa celata al loro interno. Che disgusto! Corsero via imprecando in lingua tedesca. Non è dato sapere che cosa abbiano mai detto. Mia zia? I due tedeschi non capirono che era stata lei a tirar loro quel tiro mancino. L'albero era della corte. Quei due non tornarono più per un pezzo.